Allora, spero di non farmi cogliere dall'emozione. Parto con il mio discorso, nessuno me ne voglia, indirizzando queste parole a Don Franco. Don Franco, abbiamo avuto già dei precedenti, noi, se si ricorda, nel Palacongressi, nel lontano 2011, quando l'associazione Itamura di Girgenti ha destinato 10.000 euro alla missione Ismani e abbiamo realizzato grazie ad un angelo che è Francesco. Scusate, no. Abbiamo realizzato una scuola secondaria per dei bambini, anche lì questa volta, e ripeto, ha preso il nome di Francesca Laimo, e anche questa volta mi sono davvero onorato di avere la sua presenza. L'associazione Itamura di Girgenti nasce nel 2008 in occasione dei festeggiamenti di San Calogero, questo veneratissimo santo nero. L'associazione è composta da circa 70 elementi tra giovani e adulti. Come lei vede, oltre a diffondere la cultura e le tradizioni popolari in giro per la nostra amata Sicilia e in giro per l'Italia, abbiamo avuto il piacere di ogni tanto fare qualcosa di bene, di positivo per la città e soprattutto per gli altri. Questa iniziativa nasce grazie a uno stimolo che mi sono venuti da delle famiglie, in particolare la famiglia di Laura Russo. Non c'era bisogno che mi desse nessun motivo per poter aderire io a questa iniziativa, ma un motivo che io ho preso a cuore è stato quello che mi diceva Laura: questi genitori che purtroppo per questi bambini mettono tanta fatica, tanto impegno nella vita quotidiana, la sera nel momento in cui rientrano a casa si mettono a letto, si fanno il segno della croce e ringraziano nostro Signore. Lo ringraziano per la forza che gli ha dato nel trascorrere la giornata, lo ringraziano per il dono della paternità e della maternità. E penso che è qualcosa davvero di fantastico, di unico nel vedere la forza di questi genitori e la fede che hanno il nostro Signore, come giusto che sia. Tutto è nato grazie all'evento San Calogero abbraccia la valle con il patrocinio del Parco Valle dei Templi, un evento che io organizzo ogni anno sotto i piedi del Tempio di Giunone con ingresso gratuito. Quest'anno, a tal proposito, abbiamo pensato di fare questa iniziativa. Abbiamo emesso un piccolo ticket di 2,50 euro e la città ha risposto benissimo, perché sono stati venduti circa 1.700 euro con un ricavato di 4.185 euro. C'è una cosa, perché Soldi che abbiamo speso totalmente qui nella villetta per realizzare tutto ciò che lei vede. È una villetta idonea per bambini autistici. Dicendo questo, lei mi può dire: sono dei giochini normali. Sì, è vero, però, per quello che ho capito, grazie ad Antonella Capraro dell'associazione Sfida, che mi ha collaborato fin dal primo momento in questa iniziativa benefica, sono dei bambini che purtroppo imprevedibili, quindi anche una semplice recinzione di 2 metri come è intorno a noi, questa la rende idonea, in modo che questi bambini non possano attraversare la strada e non possano causare dei danni o degli incidenti alla sua persona e agli altri. Per me è stato davvero un onore, ripeto, abbracciare questa iniziativa e realizzare questo progetto di solidarietà. Per me personalmente la città di Agrigento ha vinto. Aspettavamo la nomina di Agrigento Capitale della Cultura 2020, ma penso che oggi tutti possiamo dare la nomina di Agrigento Capitale della Solidarietà per tutta la vita. Assolutamente. Una vittoria personale, e poi vado a concludere, che mi sono preso è con questi ragazzi qua, questi magnifici ragazzi qua.
sono dei ragazzi di giovane età, come lei può vedere, Don Franco, dei ragazzi che purtroppo non lavorano, dei ragazzi che sono padri di famiglia giovanissima, ragazzi che alcuni vanno a scuola, ma nonostante tutto hanno subito sposato l'iniziativa e sono stati presenti a lavorare e a realizzare tutto quello che vede con una semplicità e con un amore dentro che è qualcosa di straordinario. Cioè io ho, per me ho vinto, perché vedendo salire questi ragazzi che provenivano da Villa Seta, da Monserrato, dal campo sportivo, dal villaggio Mosè, a loro spese, pagandosi l'autobus, consapevoli che si veniva a lavorare qua alle 7:30 del mattino, non si sapeva a che ora si finiva. E soprattutto consapevoli che la pausa pranzo era composta di un semplice panino, e le garantisco che quando c'era una bottiglia di Coca-Cola per noi era festa. Glielo garantisco. E io sono davvero onoratissimi, perché credo che non è da tutti avere diciamo dei ragazzi così, che anche che non avevano 2 euro in tasca li mettevano a disposizione per venire a lavorare per questo progetto di beneficenza. Il grazie va a tutta la città di Agrigento, il grazie va a tutti gli artisti. Qua abbiamo la presenza del maestro Tom Sinatra, abbiamo la presenza del maestro Biagio Marino dei Siciliano Sono, della scuola di ballo, poi c'è stato pure Lella Nalfino e Quartetti Folk. Il grazie va agli imprenditori, a chi ci ha fatto il progetto, allo schizzo dell'architetto, alla costruzione Moncada, alla forza trasporti di Villa Seta. Ci hanno contribuito tutti, quindi ripeto, un grazie per me va all'intera città di Agrigento e grazie ancora a voi per la presenza. Buonasera a tutti, come già ha detto Biagio ha detto veramente tutto e c'è poco da dire. Ringrazio appunto gli agrigentini, ringrazio le famiglie, le mamme, i bambini soprattutto, perché hanno dimostrato tanto, e soprattutto questo diventerà il nostro auspicio, è che questo diventi un luogo di integrazione insieme agli altri bambini normodotati, dove questo luogo appunto deve dare le basi per il rispetto reciproco attraverso il gioco. Grazie a tutti veramente. Ebbene, prima di dare la benedizione e di fare un momento di preghiera insieme, credo di interpretare i vostri sentimenti, visto che io ho il microfono in mano, ecco, per dire grazie a loro, perché credo che se siamo qua stasera, questo momento bello è di festa, è perché qualcuno ha creduto in ciò che tanti altri non hanno creduto. E quando si mette insieme la voglia di costruire qualcosa di bene, ci si riesce. Quello che ha detto lui poc'anzi parlando di questi ragazzi ci fa capire come noi adulti qualche volta ci dovremmo mettere a scuola dei ragazzi, perché noi roviniamo tante cose a furia di pensare. Loro invece, col loro cuore, la loro spontaneità, ci ricordano che è possibile fare qualcosa per gli altri. Noi stiamo dividendo il mondo in due, i belli e i brutti, i ricchi e i poveri. E a furia di dividere stiamo restando sempre meno e ognuno ha paura degli altri, quando invece la generosità di certi ragazzi e l'impegno di chi è dentro una certa realtà ci fa vedere come una piccola cosa è un grande gioiello. Voi donne, quando vi mettete al collo i gioielli, non è che sono grossi per dire valgono. Alcune volte vi mettete quelle pietroline che sembrano insignificanti, però sono preziosi. Voi li apprezzate e chi li guarda li apprezza. E credo che nella città di Agrigento questo è soltanto un piccolo gioiello, però di grande valore, perché ci dice che è possibile la solidarietà, che il mondo non è detto che debba essere diviso in due per andare meglio, e che con l'impegno di alcuno, soprattutto di chi è piccolo in tutti i sensi, ecco, anche altri possono godere. E ringraziamo San Calogero perché continua a fare qualche miracolo. Però sapete, noi quando andiamo in chiesa c'è una canzone che noi siamo le braccia, il cuore e gli occhi di Gesù, di Dio. Alcune volte ce la pigliamo con Lui, ma tu dove sei? Perché non ci dai una mano?
E lui dice: ma io ci ho messo te, per cui io sono presente perché ci sei tu. E credo che noi in questo momento lo ringraziamo perché si è fidato di noi, penso a chi è impegnato in questo campo, e ha permesso che si realizzasse una piccola opera, ma significativa. L'impegno è che, come a voi piace conservare tanti gioielli, e poi scegliete quello giusto al momento giusto, questa città possa avere la sua piccola cassetta piena di piccoli gioielli, che poi messi insieme possono diventare una magnifica collana. Ecco, dico a voi grazie per l'impegno che mettete, a chi ha fatto il grosso. Quindi una mamma, la mamma di un nostro ecco. bambino dell'associazione che ecco qua. Farle dire qualche cosa. Deve tenere tutti e due. Dalla sua esperienza personale. Allora, io intanto voglio ringraziare tutti perché questo posto è l'espressione per, diciamo, per quello che in realtà noi ogni giorno cerchiamo di fare, e cioè l'integrazione di questi bambini, perché sono bambini speciali. Sono bambini con tante potenzialità, potenzialità che possiamo solo esprimere attraverso l'integrazione, attraverso il gioco, attraverso tutto quello che può offrire il confronto con gli altri. Quindi grazie a Laura, che è stata la prima a proporre tutto questo, grazie alla mia associazione, ad Antonella, grazie a voi, grazie a tutti. E, sono davvero emozionata, grazie. Parella vuole dire ancora due parole? Due gliele. No, per la parola loro. Ah, sì. Forse può dire, ci può stare. No, parlare dopo Don Franco non lo ritengo neanche giusto, sono le sue le parole che devono rimanere. Io voglio solo ringraziare Biagio e l'associazione perché ci ha dato la possibilità di incrementare, di coltivare sempre meglio il rapporto del Parco della Valle dei Templi con la città di cui il parco fa parte. E che intende coltivare soprattutto per queste azioni che hanno un fondo di cuore molto profondo e che si rapportano con la vera Agrigento, direi quella più profonda, quella più autentica, quella più generosa. Grazie. Grazie a lei. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio principio e origine dell'universo, dal quale scaturisce ogni bene, sia con tutti voi. Diciamo insieme: servite il Signore nella gioia. Servite il Signore nella gioia. Acclamate al Signore voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Servite il Signore nella gioia. Riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Servite il Signore nella gioia. Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome. Servite il Signore nella gioia. Buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione. Servite il Signore nella gioia. E ora diciamo la preghiera che ci ha insegnato Gesù. Preghiamo per i nostri ragazzi, per le loro famiglie, preghiamo per noi, preghiamo per quei ragazzi che sono scartati e non hanno nessuno che guarda loro, perché anche per loro ci possono essere momenti belli come quelli che noi stiamo incominciando a vivere. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione. Salga a te la nostra lode, o Padre,
che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Dà sollievo al corpo e allo spirito e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questi spazi destinati ad attività ricreative per i nostri ragazzi accrescono il vigore delle membra e favoriscono la serenità della loro vita. Fa che tutti gli sportivi sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia e, superando ogni forma di violenza, promuovono la civiltà dell'amore per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Yeah.